La Sapienza celebra il terzo centenario dalla nascita di Federico II di Prussia, una delle figure più affascinanti del Settecento. Partendo dallo spunto offerto dalla pubblicazione del volume Federico il Grande e l'Europa, l'Ateneo ha sviluppato un'importante riflessione sulle origini dello Stato sociale. Perché è importante in questo momento parlare delle origini dello Stato sociale? Ma lo Stato sociale rappresenta uno dei pilastri di uno Stato democratico nel quale non si produce solo ricchezza in termini astratti, magari per quelli che detengono il potere, ma anche c'è una diffusione non soltanto di ricchezza, ma anche di servizi e di valorizzazione dell'uomo che deve essere al centro di un'azione politica. Quindi capirne qual è stata l'origine e come questo si è incentrato nell'azione politica dell'Italia in questi 150 anni è assolutamente importante. Giusto che la Sapienza se ne occupi. Federico II e lo Stato sociale, come nasce questo accostamento? Beh, il Polizeistaat, ovvero lo Stato di polizia, non è lo Stato delle forze dell'ordine, ma lo Stato di politia, ovvero lo Stato del benessere. Naturalmente non su basi democratiche, ma sulla base del sovrano illuminato, tipicamente settecentesco. Ecco, Federico II di Prussia era un sovrano illuminato, suonava il flauto, era un autore di letteratura e anche un autore del cosiddetto anti-Machiavelli, un personaggio di grande rilievo sia politico sia culturale. Uno sguardo storico retrospettivo è fondamentale per capire le difficoltà che lo Stato sociale deve affrontare oggi. Questa è la convinzione da cui ha tratto origine l'incontro. Oggi il nostro stato sociale sta andando malissimo, questa è la verità, perché come voi sapete l'onere fiscale finisce per gravare sulle stesse persone che dovrebbero utilizzare questi mezzi, questi servizi pubblici, che sono quelli, appunto, servizi ospedalieri, servizi, e questo non funziona assolutamente. Questa invece è la cosa che dovrebbe fare un governo in qualche modo impegnato nel sociale. C'è un mito dello Stato sociale che ha dominato la sinistra, che è stata la grande ideatrice di uno Stato sociale, un'idea in fondo socialdemocratica, in cui c'era il servizio universale, lo Stato e il cittadino, eliminando famiglie e società intermedie. Poi abbiamo avuto il berlusconismo, che è partito con l'idea di grandi riforme da fare, poi si è avvoltolato nello scontro con la magistratura e la politica si è progressivamente staccata dai bisogni del paese. Oggi bisogna riprendere un discorso. E se dovessimo, e chiudo, vedere tutto questo processo storico, dovremmo dire un tempo era il non Stato, poi arrivò lo Stato che pretese di fare tutto. Poi arrivò un tempo in cui si capì che era giusto che lo Stato facesse, che in nessun caso lo Stato può ritenere che non sia suo dovere provvedere quando necessario a chi si trova in stato di bisogno, ma a questo si provvede ancora meglio se lo Stato non pretende di fare tutto da solo.